Una sobria quanto partecipata messa di ringraziamento di fine mandato dell'arcipretura di padre Pietro Genco si è svolta ieri sera, sabato 27 agosto, nella chiesa madre di Mussomeli. Erano presenti le realtà ecclesiali della parrocchia, le testimonianze dei parrocchiani nelle interviste. Cosa c'è stasera qui alla Madrice? Feste. Come? Feste. Festa? Sì. Festa per che cosa? Di saluto per Genco. Alza, cosa puoi dire di padre Genco? Una brava persona. Una brava persona. Okay. Ecco, ci troviamo qui nell'oratorio dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento alla Madrice e ci troviamo con il maestro di cerimonia. Stasera c'è una messa, c'è una comunità parrocchiale della Madrice riunita attorno all'arciprete Genco. Perché? Perché oggi vogliamo salutare tutti, la Arciconfraternita, tutto il quartiere, al nostro caro arciprete Pietro Genco. Ci amo perché a posto suo verrà un altro arciprete. In questi giorni lui lascia la nostra parrocchia per altri suoi impegni, ma noi lo collaboreremo sempre come Arciconfraternita. Cosa c'è stasera qui alla Madrice? Sai dirmi qualcosa? Sei indeciso, perché? Ho sentito che c'è il saluto a padre Genco. Tu l'hai sentito? Sì. Cosa mi puoi dire di padre Genco? Lo conosci? Da quando lo conosci? Da quando ho iniziato a fare catechismo, quando sono venuto tutti i giorni a messa. Hai un buon ricordo di padre Genco? Sì. Ok, ciao. Ecco, dopo il maestro di cerimonia dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento abbiamo un nunzio, ecco, uno degli ufficiali dell'Arciconfraternita, Antonio. Padre Genco lascia, scade il suo mandato. Cosa puoi dire? Che posso dire? È stato un buon arciprete, è stato un collaboratore, non c'è niente da dire a padre arciprete. Che augurio gli fai a padre arciprete? Gli auguro di qua fino a 100 anni, che può cambiare fino a 100 anni. Ecco, oggi è sabato 27 agosto 2022, c'è una comunità parrocchiale che si riunisce attorno a padre Genco. Perché? Perché giustamente è una cosa, una bella parola che ci ha detto, è una cosa importante questa sera, che ci saluta tutti i parrocchiani della Madrice, di tutto il paese, di questa grande festa per noi. Giustamente sarà una delusione, perché tanti anni ora che ce l'abbiamo qua, è una bella persona e per noi ci mancherà, ma dobbiamo accogliere anche l'altro parroco che deve venire. Cosa gli auguri, gli augura a padre Genco? Giustamente padre Genco ora ha delle sue problematiche, una vita magari ora più serena, tranquilla, a casa, anche se parteciperà a qualche cosa qua alla Madrice pure, spero che lo vedremo, anche ogni tanto lo vedremo
e spero che io devo fare 50 anni di matrimonio, mi ha sposato lui e ho il piacere se un giorno me li fa, che ci vuole poco, me li fa pure lui. Vediamo dopo come andrà a finire. Ecco, qui abbiamo un rappresentante della congregazione di San Giuseppe. Sì. Lei stasera cosa sta venendo a fare alla Madriccia? Perché questa sera stiamo dando il saluto a Padre Genco, perché è da molti anni che siamo con lui, siamo anche affezionati. Ci dispiace che praticamente adesso c'è cambio di guardia e se ne va, ma è così. Che poi con l'età bisogna che togliersi e dare posto ai giovani, è così. Cioè l'età arriva e arriva per tutti. Arriva per tutti, sì. Cosa augura Padre Genco? Ah, auguro ancora tanti anni di bene, tanti anni di salute, anche se so che magari farà servizio in altre chiese, sicuramente non resterà in casa a non fare niente, farà servizio in altre chiese. E qua verrà Padre Achille. Ok, una domanda gliela posso fare? Sì. Ecco. Sono mia cugina. Lei lo conosce Padre Genco? Sì. Ecco. Stasera cosa c'è qui alla Madriccia? Siccome deve andare in pensione e ci stanno facendo la festa. Ah, se ne va in pensione e c'è pronta la festa. La festa. Cosa ricorda lei di Padre Genco? Una cosa importante per lei, cosa ricorda? Siamo cresciuti assieme perché siamo cugini. Ricordo perché siamo cugini, abitiamo vicini di casa, perciò siamo nati assieme. Lei è una parrocchiana della Madriccia? Sì, ho nato, mi sono fatto la cresima, la comunione, il battesimo. E cosa può dire di Padre Genco? No, ma lei non lo conosce. Bene, non lo conosco veramente, per me è stato bravo. Per lei è stato bravo. Ok. Bravissimo. Okay. E allora, da quanto tempo fai il chierichetto qui alla Madriccia? 7 anni. Da 7 anni. Ma sai chi è l'arciprete di Mussomeli? Certo. E chi è? Padre Genco, prego. Padre Genco. E Padre Genco per te cosa rappresenta? Per me è uno zio. È uno zio? Tu lo hai collaborato? Sì, l'ho aiutato. E ora cosa fa l'arciprete Padre Genco? Ora finisce, se ne va da questa chiesa e andrà a aiutare. Se ne va da questa. Tu sei dispiaciuto? Tanto, sì. Ma continuerai a collaborare qui con la Madriccia? Sì, sì. Bravo. E allora Padre Genco se ne va? Purtroppo è arrivato il momento che Padre Genco se ne va, però per me resta sempre un padre, un amico, un collaboratore e forse anche di più. E allora, signora, cosa c'è stasera qui alla Madriccia? C'è la messa, ma è una brutta messa perché l'arciprete... Come brutta messa? Sì. Perché è brutta? Perché non abbiamo più l'arciprete. Ah, non c'è più l'arciprete. Sì, per questo. Ah, per questo. Sì. Com'è padre, com'è stato Padre Genco? Meraviglioso, un padre degno di lode. Preparatissimo in particolare nell'omelia e poi che ci ha tenuto la chiesa aperta. Padre Genco, ecco, è il vostro assistente spirituale della congregazione San Giuseppe. Sì, certo. Da quanto tempo? Ecco, nel suo decennio? Mi sembra dal 2010. Ecco. Padre Genco. Sì. Ecco, cosa può dire di Padre Pietro Genco? Posso dire semplicemente che è stato un ottimo prete, un ottimo, non so se è la parola esatta, ci siamo trovati bene insomma con Padre Genco.
Ecco, con voi il dialogo c'è stato. Sì, sì, c'è stato moltissimo. Sì. Voi siete stati disponibili? Al 100%, sì. Da quanto tempo conosce padre Genco? Da quando è venuto qua. Erano 20 anni. Cosa mi può dire? Un bravo padre, che gli devo dire? Insomma, un giudizio positivo. Vabbè, positivissimo. Il primo e il secondo Mazziere. Zaffuto, sì. Padre Genco, stasera ci sarà, ecco, incontra le realtà parrocchiali, incontra l'arciconfraternita, incontra la congregazione di San Pasquale, incontra la congregazione degli artigiani, incontra insomma la comunità parrocchiale. Cosa puoi dire di padre Genco? Ma padre Genco io lo conosco perché siamo coetanei ed eravamo addirittura compagni di scuola, quindi siamo. Quindi compagni di scuola? Compagni di scuola. Lui era bravo a scuola? Ma direi che insomma per quei tempi c'era qualcuno un pochettino più bravo, ma a maggior parte. Però padre Genco? E padre Genco poi sono andate dalla classe, sono andate in due a essere per studiare da prete, fra l'altro uno era Castiglione e l'uno era lui, cioè padre Genco, che di conseguenza poi Castiglione ha fatto un po' di studi e si è spogliato e ha rifiutato di fare il prete. E poi padre Genco è stato arciprete, parroco lì a San Cataldo per tanto tempo ed è 10 anni a Mussomeli. Io non è che ho avuto tanto tempo a disposizione perché che sono fratello sono da 5-6 anni, 7 anni, poi prima non lo frequentavo per motivi di lavoro perché non avevo il tempo materiale di frequentare la processione e compagnia bella, insomma. Cosa mi può dire di padre Genco? Niente, siamo stati contenti, ci dispiace che se ne va. Contenti che se ne va? No, contenti che è stato qua, no? Ah, che siamo qua. Che siamo qua, no? Sì, ma per tutto, padre Genco se ne va. Padre Genco se ne va, ma resta sempre con noi, perché padre Genco è una persona di noi, perché è stato sempre una persona che ha detto sempre la verità, per quello che è sincero e anche diciamo nella sua missione è stato sempre coerente. Cosa posso dire? Diciamo ecco, mi può dire della Chiesa dei Monti? La Chiesa dei Monti qua nel nostro. Brevemente. Niente, qua semplice, lo posso leggere qua, questo che è la cosa che abbiamo fatto. Allora, il suo contributo speciale è riconoscibile anche nella nostra amata Chiesa dei Monti, luogo di grande valore artistico e storico. Grazie a lei, infatti, molto sono gli aspetti riqualificati, a partire dall'illuminazione che crea un'atmosfera gioiosa e valorizza i tanti tesori artistici custoditi. Ma l'opera più grandiosa recente riguarda sicuramente la parte dell'altare centrale, realizzato con grande cura insieme al leggio e alle poltrone. Ciò che colpisce i fedeli e i visitatori è l'armonia che si respira nell'interno della chiesa, perché lei, padre Genco, ha saputo scegliere con saggezza e cura e dedizione gli arredi nuovi, armonizzandoli con i capolavori esistenti. Quindi questi lavori sono otorgati padre Genco. Padre Genco, come altrettanto, visto che parliamo di padre Genco, come altrettanto, io intanto la voglio leggere così perché non si è sentito. No, veloce perché già è stato letto, no, sempre, questo. Niente, qua è sempre. La presenza dell'organo, inoltre, acquistato con il lascito della sua cara mamma, ha reso la nostra chiesa madre più solenne e sontuosa. Ecco, grazie. Siamo qui davanti, ecco, la chiesa della Madrice e abbiamo con noi uno stretto collaboratore
dell'arciprete Don Pietro Genco. Dopo circa un decennio Don Pietro, ecco, lascia, ecco, scade il suo mandato e parliamo con Salvatore Labrutto. Cosa mi puoi dire dell'arciprete Don Pietro? Che cosa voglio dire dell'arciprete Don Pietro? L'arciprete Don Pietro Genco per me è tutto. Io ho collaborato con Padre Genco perché... Da quando? Da quando? Un decennio. Perché con Padre Pietro Genco siamo cresciuti assieme. Da ragazzine, sì. Vicino San Cristoforo. Quindi coetanei. C'è allato un'amicizia fraterna e io l'ho collaborato Non ti sei risparmiato. Non ti sono risparmiato perché Don Pietro Genco merita questo e altro. Per me, e lo dico a livello io personale, per me, il Padre Genco per me è tutto. È un sacerdote che ha il polso. È un sacerdote quando c'è il polso, per me c'è tutto. Cioè, cosa significa che ha il polso? Altri non ne hanno avuto? No, credo altro. Ma per me Padre Genco è stato uno proprio veramente con il polso. Quindi un buon ricordo. Un buon ricordo, esatto.